Grazie a Giuseppe Smorto, giornalista di Repubblica, per essere qui con noi. Buongiorno, buongiorno. Smorto, siamo alla vigilia di una iniziativa editoriale importante. Domani in edicola, ci sarà un intero libro dedicato a Gianni Mura. Gianni Mura, giornalista che tutti quanti noi conosciamo, tutti noi ricordiamo, per noi giornalisti sportivi. È stato ed è rimarrà un riferimento, ma forse Beppe Smorto, il termine giornalista sportivo sarebbe andato un po' stretto a Gianni Mura, non è così? Ma diciamo, ma a lui insomma, per quello che ho potuto, per quanto ho potuto conoscerlo, che è un'amicizia di 40 anni, non dava molto peso a queste definizioni. È vero che non è stato solamente un giornalista sportivo, questo senz'altro, è stato un uomo di grande scrittura, che ha scritto di politica, ha scritto di calcio, ma ha scritto anche di musica, ha scritto di cucina. E comunque quello che mi preme dire, visto che siamo qui con le persone che seguono la pagina Facebook dell'USP, era un grande amico dell'USP. Un grandissimo amico dell'USP, ed era una persona di grandi battaglie e una persona di grandi campagne. No, non posso non ricordare anche Gianmario Missaglia. Sono persone con cui abbiamo fatto veramente tanta strada insieme, e anche su temi assolutamente impopolari. E comunque fa onore a Gianni il fatto che una persona della sua levatura, della sua forza giornalistica, si sia impegnato anche in battaglie che potevano sembrare piccole e minime, quando lui poteva vivere veramente solamente della sua forza giornalistica, della sua scrittura, del suo splendido italiano e insomma del suo lavoro di giornalista nudo e crudo. Invece Gianni è stato accanto a voi, ma è stato accanto a me, è stato accanto a Silvia Baraldini, cioè è stato il direttore della rivista di Emergency, cioè ha fatto tutte cose che poteva risparmiarsi e che non gli avrebbero portato nulla dal punto di vista, anzi, probabilmente in qualche caso erano battaglie che potevano sembrare impopolari. E invece lui gli dedicava la stessa attenzione, la stessa precisione di quello che era il suo lavoro, diciamo, del suo lavoro principale, se possiamo dire così, che era quello del giornalismo sportivo. Ma ogni domenica nei suoi cattivi pensieri si trovavano veramente delle storie che noi certe volte lasciamo passare, storie non solo di sport, storie che magari sui giornali. Noi giornalisti siamo abituati a mettere in una riga. Gianni era un formidabile cacciatore anche di queste storie qua. E non riesco veramente, perché io sono ancora, lo confesso, sotto shock, non riesco veramente a mettere insieme ancora tutte le cose che Gianni ha fatto, che Gianni ha fatto per lo sport sociale, tutte le cose che Gianni ha fatto in realtà, perché ha avuto una vita bellissima, per fortuna. Però ha fatto tanto veramente per lo sport sociale. E se vado indietro, io ricordo cose che abbiamo, iniziative che abbiamo organizzato insieme anche con voi, già negli anni 90, quindi stiamo parlando di 25 anni fa. Poi a un certo punto io non mi sono occupato più di sport, purtroppo, e Gianni ha continuato a seguirvi. Ricordo per esempio l'iniziativa del calcio camminato, per dire, non mi viene in mente, e comunque più in generale una sua attenzione allo sport della gente, allo sport di tutti, e con tutto quello che comporta anche dal punto di vista dei temi, no? Che Gianni affrontava, perché Gianni ha parlato di razzismo, ha parlato di antisemitismo negli stadi quando le curve erano celebrate, quando le curve erano le applaudite. Quando questi temi qua erano assolutamente minimizzati,
e non ne parlava nessuno se non lui. Ecco, hai parlato di un rapporto con la WISP che era di tipo intimo, hai citato Gian Mario Missaglia. Parliamo degli anni 90, quelli della costruzione della WISP, dello sport per tutti. E la WISP ha dedicato a Gianni Mura, il giorno in cui è scomparso, lo scorso 21 marzo, un articolo dal titolo "Contribuì a costruire l'identità del WISP". Ecco, questa identità, che era un po' anche l'identità di Gianni Mura, Beppe Smorto, tu hai un po' ricordato alcuni dei valori fondanti, l'inclusione, i diritti, Silvia Baraldini. Ecco, questa identità di Gianni Mura, possiamo un po' riassumerla anche in una battuta, perché lui era anche un fine, usava l'ironia proprio come i vecchi comici, cioè diceva battute molto ironiche e mantenendo un'espressione seria. Che poi forse sì, guarda, mi ricordo, adesso io sto rileggendo veramente tutto, però mi è capitata un suo pezzo su una campagna pubblicitaria abbastanza impopolare, insomma, o comunque che sollevò molte critiche delle biciclette bianchi, che era lo slogan era l'importanza di essere bianchi. Allora Gianni fece tutto un pezzo per dire, beh, insomma, tutto sommato me la potete risparmiare, e concluse: propongo l'importanza di essere fianchi. Gianni era così, cioè Gianni comunque poteva anche, era capace di colpire, di fare delle accuse dirette. Cioè, ricordo per esempio una cosa che i giornali non facevano assolutamente, soprattutto in certi anni, mi ricordo che diciamo dopo i mondiali del 90 scrisse che il pubblico di Roma che aveva fischiato Maradona era stato vergognoso. Ora, sono tutte cose che i giornali raramente si possono permettere. Se ne poteva permettere lui di attaccare frontalmente quella che era la grandissima maggioranza, no? Cioè, pensate solo agli effetti che possa avere un'affermazione del genere in termini di minacce, di boicottaggio, tutte cose a cui i giornali certi giornali sono anche abituati, però lui lo faceva, lui poteva far ridere, poteva far piangere e poteva fare anche molto incazzare, scusate il termine. E questo l'hai spiegato molto bene te nell'articolo di qualche giorno fa, in cui spieghi come riusciva con questa professionalità unica a dare i voti anche al Papa. Ecco, qualche voto della sua rubrica Cattivi Pensieri, che poteva dar qualche problema a qualcun altro, non a lui. Ma allora, lui ha scritto 1300 rubriche circa, perché lui scriveva ogni domenica nelle 38 giornate di campionato, quindi facendo un conto più o meno dall'85 fanno almeno 1300 rubriche. E i voti li ha dati anche a Scalfari, cioè più che dare 4 a Scalfari nel suo giornale, con quello che Scalfari ha rappresentato naturalmente per Repubblica, cioè il nostro fondatore, la persona che amiamo di più, e però mi ricordo anche di un 3 ad Agnelli in grammatica, e queste sono quelle che mi ricordo, però i voti li ha dati veramente a tutti, ed era un po' la sua caratteristica, anche il suo modo di certe volte di non prendersi troppo sul serio, perché poteva capitare che lui desse un 10... A un passante, insomma, e comunque si trattava di una rubrica che piluccava un po' da tutte le parti per tutta la settimana, e lui faceva questo mix meraviglioso in cui si poteva appunto passare da un tema serissimo come poteva essere appunto il razzismo a una poesia, per finire un consiglio di un libro, oppure per scrivere, come ha scritto, Saint-Étienne è la città più brutta del mondo, cioè cose che possono anche, come dire, colpire, oppure questo è quello che ho citato, un'altra frase che mi è rimasta in testa, che ho citato in quell'articolo su Repubblica, che la cucina belga e quello olandese stanno insieme in un telegramma. Cioè, era capace di anche di,
di battute così di una riga, oppure conosco cantine dove si brinda ogni volta che crolla la borsa digitale a New York, il Nasdaq, insomma, però veramente sono quelle che io più mi ricordo perché quello era un po' anche il periodo in cui siamo stati più vicini, poi l'ho sempre letto naturalmente. La sua grande campagna, cioè lui è stato l'ultimo giornalista del mondo probabilmente, o comunque del mondo, se vogliamo dire, tra virgolette evoluto, che ha abbandonato la macchina da scrivere proprio per questa sua resistenza verso il digitale, ha visto i pericoli che comunque a mio parere sono sempre inferiori ai vantaggi che ha portato l'era digitale. Su questo avevamo anche un confronto, un bel confronto, insomma, anche si rideva tanto su questo fatto qua, però lui è stato veramente l'ultimo ad abbandonare la macchina a scrivere, e appunto è al Tour de France. Una volta è arrivata una troupe giapponese, perché c'era questo enorme tendone dove tutti digitavano, però nel silenzio più assoluto, e si sentiva questo rumore, questo rumoraccio meccanico di una lettera 32. Allora è arrivata questa troupe giapponese e l'ha voluto intervistare. Lei ha fatto una pagina, su questo fatto qua. Quindi era capace, naturalmente, le sue erano sempre posizioni corte. E devo dire che Gianni, un'altra cosa che ha visto prima di tutti, prima abbiamo parlato del razzismo, abbiamo parlato delle campagne sociali, di emergency, lui ha visto anche la crisi del nostro mestiere, la crisi del giornalismo. La prima fase della crisi del giornalismo è stata quando è stata messa in discussione l'importanza sociale del giornalismo, del ruolo del giornalista, no? Quando è stata messa in discussione, quando si è cominciato a dire che era colpa dei giornali, lì è cominciato un momento di crisi e di difficoltà per noi, perché non, anche dal nostro punto di vista, non abbiamo saputo affrontare, non abbiamo saputo difendere l'importanza di questa professione per la società, per la democrazia. E questo lui, e questo Gianni l'ha detto 25 anni fa, e noi siamo 25 anni dopo ancora a parlare di questo. Ecco Beppe, ma a proposito di giornalismo, Repubblica è nata il 14 gennaio 1976, senza pagine sportive. Qualche mese dopo, Repubblica e il suo direttore Scalfari decidono di chiamare un giovane e brillante giornalista, Gianni Mura, un giornalista sportivo. Quindi ci spieghi che cosa c'è stato dietro questo incontro e anche cambiamento dal punto di vista editoriale? Ma allora, la storia, dunque, io questa storia la so per sentito dire, perché io sono arrivato nel 1980, però posso dire, conoscendo un po' la storia di Repubblica, che Scalfari si accorse molto presto che non si poteva fare un giornale di larga diffusione che non avesse lo sport, che non avesse le cronache. Questo lo capì molto presto. Tieni conto che però nel 76 c'erano le Olimpiadi a Montreal, quindi Gianni fu ingaggiato come collaboratore per fare dei pezzi ogni tanto, perché comunque le Olimpiadi avevano sempre un cotè politico, no? Cioè, 4 anni dopo, per esempio, ci sono state le Olimpiadi del boicottaggio e poi a Los Angeles del contro boicottaggio, quindi erano anni molto caldi. Quindi Gianni entra, diciamo, in punta di piedi, comincia a fare dei pezzi, diciamo, per il nostro sport, lo sport di Repubblica. La svolta vera è stata quando Scalfari decide di prendere prima Mario Sconcerti, che è stato il primo capo dello sport di Repubblica, e poi Gianni Breda. Quindi lì ha cominciato a formarsi la grande, diciamo, la famosa, la celebre redazione di Repubblica, che a un certo punto aveva Breda, Mura, Sconcerti, Emanuele Audisio, Mario Fossati, Gianni Clerici e via tutti gli altri. Che, insomma, è oggettivamente, non perché sia il mio giornale, ma è stata la più bella redazione sportiva della storia. In questa redazione Gianni si distingueva proprio per il suo taglio politico, perché Gianni aveva un taglio politico che, per esempio, faccio l'esempio di un altro fuori classe, Gianni Clerici non ha, e che non aveva nemmeno Breda, che non aveva nemmeno Fossati, ce l'aveva. E Gianni è cresciuto così, perché comunque quando è arrivato
insomma, quando è arrivato nel 76, stiamo parlando di 80, 44 anni fa, è arrivato da collaboratore, già ne aveva 30 anni, quindi, ed era già considerato molto bravo, era già considerato molto bravo. Dopodiché, diciamo, se posso dire, una certa coscienza di noi tutti è cresciuta col tempo, cioè appunto l'impegno, l'incontro con persone come Gianmario Missaglia, con Luis, insomma, questo è servito anche alla crescita nostra, alla crescita anche delle nostre pagine, del nostro lavoro. Non abbiamo mai fatto delle pagine scontate, delle pagine solo sport. Abbiamo sempre cercato di metterci dentro delle storie di vita, appunto di sport di base, e Gianni è stato veramente prima firma anche in questo. E Beppe Smorto, domani uscirà un libro curato da due cuccioli, diciamo così, in senso buono, di quella redazione di maestri che hai ricordato te prima, che sono Angelo Carotenuto e Giuseppe Smorto. Il titolo è Il mondo di Gianni Mura insieme a Repubblica. Ecco perché vale la pena prenderlo questo libro. Domani in edicola, e anche considerando che è già un problema di questi tempi uscire di casa e andare in edicola. Beh, certo, si può anche prenotare, comunque domani si trova e si troverà anche nei giorni successivi. È un lavoro che abbiamo fatto un po' in fretta perché Gianni è mancato il 21 marzo, volevamo esserci entro il primo mese. Abbiamo fatto una selezione di suoi articoli, sono 48 articoli divisi in 6 sezioni per raccontare proprio quello che era il suo mondo. Mi fa piacere ricordare tutta una serie di articoli che ci sono dentro, in cui c'è anche tanta WISP, perché c'è per esempio l'articolo che Gianni scrisse quando organizzammo insieme a voi il meeting per Vito Schifani, cioè l'anno dopo l'omicidio, l'anno dopo la strage di Capaci, dove morì Vito Schifani, che era un mezzofondista. Organizzammo un meeting con tutta l'atletica italiana a Trapani. E Gianni era lì inviato, cosa che naturalmente era anomalo, no? Se vogliamo considerare quello era la prima firma di calcio e noi la prima firma di calcio l'abbiamo mandata lì a seguire perché ci teneva lui prima di tutto, ci teneva lui soprattutto. E c'è tanto della sua vita lì e comunque c'è tanta bicicletta. Le sezioni adesso me le devo ricordare a memoria, ma spero di farcela. La prima sezione sono le biciclette, perché la grande passione della sua vita sono state le biciclette e il suo primo articolo in questo libro, cioè l'articolo che apre questo libro, è il suo racconto meraviglioso di quando lui fece il primo Giro d'Italia a 19 anni, cioè per una fortuna redazionale, diciamo così, come se lui era di passaggio, era appena arrivato, dissero, bah, devi andare al Giro d'Italia, no? E lui racconta questa cosa sua, questa sua fortuna che poi lui ripagò con la professionalità, con dei grandi articoli, e racconta nel corso di questo reportage, no, di questo reportage, di questo racconto, di quando andò da Cassani, mi pare, ma comunque un ciclista molto famoso, che per intervistarlo e quello disse: "Pussa via, non è tempo di autografi", perché lo scambiò per un ragazzino che voleva chiedere un autografo. Poi la Gazzetta naturalmente si arrabbiò tantissimo, il ciclista chiese scusa perché non aveva capito che Gianni era un giornalista. Allora, la prima sezione sono le biciclette, poi c'è la sezione degli incontri, cioè le grandi interviste, perché Gianni è stato un grandissimo intervistatore. E poi c'è la sezione delle passioni, cioè perché lui ha avuto delle grandi passioni che non è stato solo lo sport, ma per esempio lui era un grandissimo esperto di musica e nell'ambito della musica gli piacciono anche le canzoni di lotta, diciamo quelle che un tempo si chiamavano canzoni di lotta. E poi c'è la sezione dei cattivi pensieri, cioè le migliori sue rubriche. E poi c'è la sezione degli addii, perché lui ha raccontato anche, cioè resta epico il pezzo che lui scrisse quando morì Pantani, perché diciamo questa è una cosa che riguarda un po' più i giornalisti, ma anche i non giornalisti forse possono capirla, è
chiamò, perché era anche tardi, quella sera al giornale, e mi raccontano, perché io ero già da un'altra parte, in un'altra sezione del giornale, e che lui chiamò e dettò direttamente. E ha scritto uno dei pezzi più belli della sua vita. A proposito di addì, per chiudere questa conversazione, oggi se n'è andato Sepúlveda. Io vado a memoria, ha parlato di Sepúlveda Gianni Mura nei suoi cattivi pensieri. Ecco, c'è un accostamento da fare, Beppe Smorto? Ma l'accostamento è che si tratta, a parte erano tutte e due la barba, la prima cosa che mi viene in mente, ed erano tutte e due persone che amavano anche lo stare insieme, il bere, il mangiare, insomma, tutte cose che non dobbiamo dimenticare, no? Che magari tendiamo a dimenticare. E poi comunque erano due persone unite dai valori, no? E comunque Gianni è una persona che amava molto anche la letteratura latinoamericana. Ricordo anche un suo pezzo su Galeano, su Edoardo Galeano, molto bello. Quindi diciamo l'accostamento che mi viene sono due persone che hanno fatto, Gianni ha fatto una vita un po' più bella di quella di Sepúlveda, perché Sepúlveda è stato nelle carceri di Pinochet e almeno Gianni quello se l'è risparmiato. Però tutto sommato sono persone che ci hanno dato tanto e diciamo ci hanno dato dei valori che non dimenticheremo. Per chiudere, ti abbiamo chiesto 10 righe di Gianni Mura da leggere da un libro dei tanti che ha scritto, che non so quale hai scelto. No, guarda, è impossibile scegliere, però quando tu mi hai scritto preparati 10 righe, naturalmente è una cosa molto cattiva che hai fatto nei miei confronti, però mi è cascato sotto gli occhi la lettera che lui scrisse all'FBI, perché prima di andare in America, non mi ricordo per quale manifestazione, forse i mondiali del 94, l'FBI chiese informazioni su di lui. Allora lui scrisse una lettera all'FBI e poi la mise sul giornale, no? Allora ci sono, adesso non posso leggerli tutti perché sono 15, però leggo alcune voci. Per esempio la numero 2 è: guardando, dice, in uno spirito di simpatica e fattiva collaborazione, non ho difficoltà a rendere pubbliche alcune informazioni sul mio conto, sperando di abbreviare il vostro lavoro di indagine. Allora, al punto 2, per esempio, dice: guardando i film western, ho quasi sempre tifato per gli indiani. E poi dice un'altra cosa, che dice: a 5 finali del Super Bowl preferisco un corner calciato da Maiellaro o una fuga di Roscioni. Poi, mai avuto tessere di partito o solo quella del movimento slow food, e questo vi farà capire quanto ami il fast food. Mai amato la Coca-Cola e il long drink, ho firmato per chiedere il trasferimento in Italia di Silvio e Baraldini. Poi dice: un disco di Aunt Molly Jackson, canzoni dei minatori degli Appalaci, lo uso quando è ora di fasloggiare gli amici da casa, funziona sempre, però io ci sono molto affezionato. No, quanto ai dischi, non so se possano definirsi arma impropria quelli di De Gregori, Giovanna Marini, Franco Maddao, però li ho, e anche la colonna sonora di Sacco e Vanzetti. E poi chiude: sospetto di essere di sinistra, ma attendo conferme. E questo è il modo migliore per ricordare Gianni Mura, che evidentemente alla dogana ha trovato un suo ammiratore e poi è riuscito a seguire i giochi e i campionati per esattamente. Bene. Mi raccomando, domani in edicola ci farebbe molto piacere che questo libro andasse bene, perché Gianni se lo merita. Dopo la citazione che hai fatto, cioè svelato il piccolo segreto che si parla anche di Wisp nel libro, e sicuramente prevedo migliaia di copie in più. Grazie Beppe. Grazie Smorto, a voi. Buon lavoro. Grazie a Francesca Spanocchi, che ci ha seguito. Grazie Francesca. Grazie.